Era un caldo pomeriggio di fine giugno. Il sole era ancora alto sulle verdi colline della vallata. Un leggero venticello soffiava agitando gli esili papaveri che avevano riempito la vecchia scorciatoia che dal mulino portava al fiume. Il mulino, nonostante non fosse più in uso, era rimasto in ottime condizioni. Le pale erano intatte e se non fosse stato per una cicogna che aveva scelto la pala più in alto per fare un grosso nido, si sarebbe pensato che tutto era in funzione come una volta. Dal fiume, seppure con difficoltà per il rumore dei ciottoli sospinti dall'acqua, si poteva udire il rintocco delle campane del grande campanile della chiesa. L'acqua del fiume, pur mantenendo una limpidezza ed una freschezza ormai rare, cominciava a portare con sé i segni evidenti della vicinanza e della vita del piccolo paese. Le case, tutte molto basse, e tutte o quasi tutte bianche, si addossavano le une alle altre, lasciando così ai verdi campi la possibilità di estendersi senza incontrare più ostacoli. Indubbiamente l'estate stava iniziando a farsi sentire ed il caldo era sottolineato dal suono delle cicale. Una lucertola approfittava di un grosso sasso per godersi il sole. Tommaso scendeva lentamente lungo la scorciatoia quando incrociò Anna che tornava dai campi. Tommaso fece un cenno col capo. Anna non rispose. Il sole iniziava la sua discesa verso la collina ed il caldo lasciava il posto alla gradevole arietta rinfrescante. L'ombra del campanile aveva ormai raggiunto le ultime case del paese.